Codisti, eccoci di nuovo. Adesso Roman si vestirà e mostrerà ai ragazzini come effettuare l'esercizio della staccata e l'esercizio del doppio. È una cosa molto importante perché i ragazzini possono vedersi, possono guardare dove hanno frenato loro e possono vedere Roman effettuare la stessa cosa. Il rimba in questione è l'Andreino Cesari, che ricordiamo ha fatto il sesto al campionato europeo quad cross. Cesari, ma lei ha 15 anni? No. E vediamo l'altra Amerigo Ventura. Signori, le due giovani promesse italiane vecchie, perché nella realtà quello che ha massacrato tutti ce l'abbiamo davanti, Daniele Valeri, che è veramente la giovane promessa italiana. Giovane, voi siete giovani promesse vecchie, qua è un casino, troppi giovani, cazzo. Titi e Amarena. Signori spettacolari, e questi sono i pilotini ancora più giovani. Ma è vero che ci darai del gas l'anno prossimo? Ma tanto o poco? Come po', un po'? Tanto! Devi schiudere anche i tripli adesso. Ecco che è partito Romana, è incredibile. L'ha chiuso, vabbè. Dietro anche. Anche la mano, Mattia. Vabbè, un attimo che andiamo Franco. Praticamente la gestione della staccata con la considerazione della testa. Come potete vedere, quando si chiudono i salti, in pratica non si prendono assolutamente botte, quindi il pilota non si stanca ed è questo il trucco per poter guidare 30 minuti. Vedete come sia importante per un pilota conoscere il terreno dove dovrà andare a staccare, come un pilota ne ha la consapevolezza. Chiuso perfettamente, sono sciocchezze rispetto a quello che un campione deve effettuare sui crossodromi internazionali. Tuttavia è importante per i ragazzini che hanno di loro una corsa. Hanno dentro di loro la consapevolezza della difficoltà di chiudere un doppiettino, anche se semplice, e delle ups che possono essere raccordate. Vedere con quale facilità un grande campione le chiude e poter poi risalire sui mezzi consci della possibilità di farlo. Signori, a vederlo sembra tutto facile, ma guardate che sbagliare un doppietto così vuol dire un cappottone quasi sicuro. È importantissimo farlo con un campione. Avete notato come Romane è probabilmente il miglior pilota al mondo che riesca a modificare in aria la traiettoria e l'angolazione della sua moto per copiare perfettamente e atterrare parallelamente al terreno. Staccata, entrata, traversa, uscita. Avete visto come abbassa la punta per essere parallelo? Questi sono trucchetti che ogni doppio è un decimo in meno, ogni stacco è un decimo in meno, alla fine sono quelli che ti fanno quel mezzo secondo di differenza che ti permettono di essere il numero uno al mondo. Gestione del gas per alzare e abbassare la moto. A parte ovviamente gli scherzi di prima, ricordiamo che Andrea Cesari e Amerigo Ventura sono venuti qua per assistere i ragazzi e per aiutare Romana, non per fare ovviamente. Comunque domani verrà svolta una sessione dove parteciperanno anche loro. Signori, dal crossodrome di Recetto, Accademia Roman Coupré by Extreme Tech, per il momento è tutto e vediamo un altro passaggio di Roman. Un altro saltino, via! Sembra così facile. Cazzarola, ho impiegato un mese io per ricordarli questi due salti. Ciao ragazzi, dal Fero, un saluto.